Vediamo che finora i miglior components li ha Ross Miner con 32 e 38. Andiamo a vedere proprio nel particolare come sono stati valutati i suoi elementi tecnici. Allora, il triplo axel è stato battato completo, chiamato triplo axel senza under rotation, purtroppo almeno 3 di penalità. Il triplo lutz, triplo tolup pure completo, ha preso meno 0,70 e ha preso per il resto tutto a zero oppure positivo. Livello 2 solamente sulla flying camel, livello 3 sulla bassa cambio bassa e livello 4 sulla trottola combinata. E poi Purtroppo inevitabile solo la livello detrazione 1 della sui caduta. bassi, Sì. questo è quello che l'ha un po' perché da livello 1 a livello 3 programmato sono 2 punti che ballano e quindi ha preso 2 punti in meno proprio a causa dei passi considerati solo livello 1, ma un po' severo come giudizio ritengo, però. Maxim Shipov è qui il suo primo errore, l'atleta israeliano, ma lui è di Mosca. Anche lui sul triplo axel, troppo rotondo, troppo in rotazione, non riesce a completare l'arrivo. Triplo flip giù la mano e doppio tolu. Triplo lutz bene. Un programma sicuramente energico questo che ha presentato l'atleta russo, ma che rappresenta Israele, Maxim Shipov. Lui, anche per lui c'è stato il passaggio dal preliminary round, dove ha ottenuto un nono posto con 116 e 42, 23esimo all'europeo. Però qui bisogna dire che ha iniziato proprio male questo suo short program, con quella caduta nel triplo axel iniziale e poi con Sì. tanti altri, diciamo, tante altre cose che non sono andate bene, Franca. Esatto, l'altro errore sulla combinazione, diciamo che fino ad ora credo che questo sia il peggior short program che abbiamo visto. Decisamente anche un pattinatore mediamente di un livello più scarso rispetto ai pattinatori che abbiamo visto sino ad ora, al di là degli errori. Questo è l'axel molto 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 rotondo, vedi come spinge col braccio destro, troppo rotondo, non riesce a bloccare la rotazione. E non riesce a completare l'arrivo. La sequenza di passi era forse l'elemento più riuscito dell'intero programma, anche lui parecchio sulla musica costruita bene, ha provato a metterci dell'energia, però anche qui mancano proprio le,
Le caratteristiche fondamentali del pattinaggio, la bellezza delle linee, la qualità dei fili, la leggerezza nel passare da un filo all'altro, sono dettagli che riguardano i primi 10 al mondo ovviamente, però se dobbiamo fare una classifica e se dobbiamo andare a cercare il pelo nell'uovo per mettere questi ragazzi in ordine, ecco, questo è un po' quello che manca a questa atleta. Certo, anche perché bisogna dire comunque, e lo vediamo, è ancora è in testa finora, questo, abbiamo visto anche in questo gruppo e nel gruppo precedente comunque dei pattinatori che davano un senso più di completezza nel presentare il loro programma. Lui non so se poi quanto ti possa anche condizionare un errore in apertura di programma, come può essere stato anche per Paolo Bacchini, però certo gli è proprio mancato. Sì, al di là dell'errore, adesso non so se sono solo io che lo vedo, perché essendo tecnica mi balza subito all'occhio, ma proprio la qualità del pattinaggio in generale manca era proprio decisamente inferiore rispetto ai pattinatori che abbiamo visto nel primo gruppo. Allora, vedremo per lui il punteggio, tra l'altro inizia a essere anche importante vedere come si classificano questi pattinatori, ricordiamo che 6 vengono eliminati, 50 e 10, 26 e 64 tecnico elements, 24 e 46 presentation score con un punto di detrazione, e in questo momento ovviamente è in ultima posizione Franca. Vedi come abbiamo giustamente detto, i components sono intorno al 4.